Giacomo Trevisani è veterinario dell'allevamento Orovo che è alle nostre spalle. Allora, questo è un allevamento di quanti milioni di ovaiole stiamo parlando? Questo è un allevamento sì molto grande, supera il milione di galline ovaiole allevate a terra. Di recente appunto è riuscito a ultimare questa conversione a un sistema di maggior rispetto del benessere animale, quindi l'allevamento alternativo alla gabbia arricchita. Quindi adesso non sono più in gabbie arricchite ma sono allevamenti a terra, questo cosa vuol dire? Più spazio vitale per gli animali? Esatto, vuol dire libertà anzitutto, quindi dentro a questi capannoni abbiamo delle voliere che sono sistemi complessi in cui gli animali trovano tutto ciò di cui hanno bisogno su diversi livelli, le mangiatoie, l'abbeveratoio, il trespolo per dormire, il nido per deporre le uova, e possono usufruire di, diciamo, di tutto lo spazio all'interno del capannone a 360 gradi. Saltando e volando dove più gli pare. Quanti mesi restano in questa struttura? Diciamo che nell'allevamento di questo tipo, dipendentemente diciamo dalla produttività e anche dallo stato delle necessità produttive, possono permanere per circa un anno. Un annetto. E mediamente, insomma, quante uova fa? Fa un uovo al giorno la gallina? Idealmente fa un uovo al giorno, è chiaro che non è proprio così, il ritmo di deposizione copre all'incirca un 85% del gruppo. Quindi. E diciamo il peso medio di un uovo? Il peso medio di un uovo è intorno ai 63 grammi, 65 grammi. La struttura che abbiamo alle nostre spalle, che ha alle nostre spalle, quanti metri quadrati è enorme, insomma, questo investimento? Sono capannoni molto grandi, lunghi 130 metri, che al loro interno ospitano circa 60.000 galline ovaiole. E sono recentemente stati appunto ristrutturati o allestiti con il non plus ultra della tecnologia che è ad oggi disponibile, quindi sono molto performanti anche in termini di automazione. Per dare alle galline l'ambiente più salubre possibile è controllata anche tramite sistemi di allarmistica. Tante ovaiole, quindi anche tanta pollina. Come viene trattato questo prodotto che poi viene riutilizzato? Sì, la pollina è l'argomento principale della ricerca che abbiamo effettuato con il CRPA. In questo allevamento abbiamo sistemi di essiccazione della pollina che la portano quindi ad avere una percentuale di sostanza secca molto maggiore per unità di volume e anche di pre-essiccazione della pollina. Questo è un argomento che abbiamo trattato anche per valorizzare l'aspetto diciamo ambientale di capannoni come questo. Questo è uno degli allevamenti più importanti, ma vediamo la consistenza appunto del settore avicolo e ne parliamo con Gianluca Bagnara, presidente di Assoavi. Allora Presidente, la prima domanda, la consistenza degli allevamenti a livello nazionale delle galline ovaiole, poi con un piccolo focus su quello che è l'Emilia Romagna, che con la Romagna in particolare è uno diciamo, degli areali dove si producono, dove si allevano ovaiole, quindi si producono uova. Allora, l'Italia è, assieme ad altri, alla Francia, Olanda, Inghilterra, uno dei principali produttori in Europa. E, l'Italia rappresenta il 10% della produzione europea e parliamo in Italia di circa 44 milioni di galline. In termini di valori economici, perché le cifre sono importanti, vuol dire un 700 milioni di valore della produzione agricola e circa 1,5 miliardi di fatturato. Quindi un settore molto importante dal punto di vista economico. Considerate che tutto il settore avicolo significa un circa 5-6 miliardi di valore fra uova, pollame e varie tipologie di pollame. E in più un altro aspetto importante, il nostro settore è estremamente integrato, cioè entra la materia prima per fare il mangime nella nostra filiera, esce l'uovo sullo scaffale. Diversamente da tanti settori agricoli dove si parla di frammentazione, divisioni, qui c'è una vera e propria filiera, ma è stato un processo naturale che è avvenuto in questi ultimi 20 anni di integrare tutto per poter competere sul mercato, ma questo significa una cosa molto importante per il nostro consumatore, significa anche garanzia di qualità.
perché il produttore che mette la faccia, mette in cui posizioni il prodotto sullo scaffale, è anche responsabile di quello che avviene nell'allevamento, il benessere animale, ma anche di cosa mangia l'animale e quindi delle materie prime che mettiamo nella mangimistica. Quindi, ecco, l'altro aspetto importante è che è un'economia in equilibrio. Cioè, in Italia non importiamo uova e il nostro settore è autosufficiente per alimentare la domanda nazionale, e questo è un altro aspetto importante che non avviene sempre. E questo è molto importante. Lei prima ha parlato di benessere animale, e quindi le aziende nazionali, anche emiliano-romagnole, si sono adeguate a quelle che sono le normative comunitarie, quindi si parla di allevamento a terra, di allevamento in gabbia e anche di allevamenti, diciamo, allo stato brado. Più o meno qual è la proporzione? Anzi, più che adeguati, stiamo anticipando quello che sta avvenendo in Europa. Anzi, devo dire il vero, una decina di anni fa eravamo un po' la pecora nera dentro l'Europa, perché siamo stati fra gli ultimi paesi ad adottare la direttiva comunitaria di implementazione di investimenti sulle gabbie cosiddette arricchite, quindi con un maggior spazio per le galline, e abbandonare le vecchie. Parliamo del 2012, è stato l'anno della finale per adottare questa direttiva. Ma poi l'Italia ha fatto molto di più e sta facendo molto di più rispetto ai paesi europei, che è quello di rispondere al mercato, perché il consumatore è sempre più attento non soltanto alla qualità del prodotto che è sullo scaffale e arriva sulla tavola, ma anche come è fatto quel prodotto, quindi quell'uovo piuttosto che quel pollo, soprattutto l'uovo. E quindi è interessato a capire cosa avviene negli allevamenti, cosa mangia questo animale. E in questo momento la maggior parte dei nostri allevamenti, quindi parliamo oltre il 50%, ha abbandonato le cosiddette gabbie per adottare sistemi alternativi, che sono le voliere, quindi strutture molto più grandi, che sono la messa a terra dentro i capannoni, o le cosiddette allevamenti più rurali, fino ad arrivare al biologico. E questo lo potete vedere quando si va sullo scaffale nell'uovo, c'è un codice. Ecco, ricordiamo i codici, è molto importante per i telespettatori. Esatto, si va dallo 0, che è il prodotto biologico, 1 rurale, fino ad arrivare al 3, che è la gabbia. Quindi questo ci dà una classifica di cos'è quell'uovo, è il risultato di un sistema di allevamento. Altro aspetto importante è questo, che la Valle Padana, quindi Emilia-Romagna, Romagna in particolare, Lombardia, Veneto, rappresentiamo circa la metà della produzione italiana di uova. Quindi un sistema agricolo e allevamenti molto intenso, ma anche integrato col sistema urbano. Per forza di cose abbiamo dovuto adottare anche accorgimenti ambientali per poter mitigare il rapporto, migliorare il rapporto fra allevamento e ambiente, e quindi fra allevamento e cittadino, perché è inevitabile, perché il cittadino è anche il consumatore. Certo, e qui anche il progetto che viene dal CRPA per cercare di contenere le emissioni, quindi un trattamento della pollina per evitare, insomma, emissioni nocive. Per evitare emissioni nocive, perché c'è un'attenzione all'ambiente, ma soprattutto che se sta bene l'animale produce anche meglio. No? E quindi anche dal punto di vista economico è un vantaggio per l'allevatore. L'altro aspetto è ricollegare l'allevamento con l'agricoltura. Se la pollina che esce è trattata bene e quindi diventa un compostato, un fertilizzante importante, vuol dire che si può ricollegare, diventa un valore aggiunto anche per l'agricoltura, che è a due passi, perché non abbiamo grandi estensioni, quindi abbiamo una altrettanta agricoltura importante che fa produzione a valore aggiunto e ha bisogno, se vogliamo fare produzione biologica in agricoltura, abbiamo bisogno di fertilizzante organico per abbandonare quello chimico. E quindi in questo caso la zootecnia avicola in particolare diventa un valore aggiunto per l'agricoltura. Ecco Presidente, un'ultima domanda, abbiamo detto la Romagna, in Romagna si concentrano molti allevamenti tra l'altro in questo periodo in allarme perché c'è un'emergenza sanitaria, insomma c'è il pericolo della influenza aviaria, quindi uno dei motivi per cui non siamo entrati oggi anche in allevamento è stato questo. È sotto controllo questa situazione per il momento? Allora qui abbiamo un sistema di monitoraggio intensissimo, c'è una stretta collaborazione fra il pubblico e il privato per questo, perché il rischio di contaminazione deve essere nullo, zero, perché è un danno economico per gli allevatori ed è un rischio poi per l'ambiente, per gli allevamenti che stanno attorno. In questo momento non abbiamo rischi particolari perché cerchiamo di tenere isolati i nostri allevamenti dal contagio con gli uccelli selvatici. Purtroppo cosa succede? Che il cambiamento climatico sta alterando anche i flussi degli uccelli migratori. Un tempo c'erano le stagioni con cui migravano da e verso l'Europa dell'Est piuttosto che l'Africa. Gli stessi cacciatori sono sconvolti perché non riescono più ad avere una stagione venatoria ben precisa.
difesa, e questo rischia di contagiare, aumenta il rischio. Può esserci una contaminazione da animali selvatici che comunque entrano nel pollaio all'aperto. Attenzione, in sostanza. Gli ultimi investimenti fatti in questi ultimi 10 anni hanno alzato tantissimo le barriere di difesa dei nostri allevamenti, proprio per ridurre al minimo le contaminazioni sia da contatto con uccelli selvatici, ma anche dell'uomo stesso, perché l'uomo può essere un portatore sano per sé, ma purtroppo a rischio per gli animali, e quindi gli allevamenti sono qua veri e propri ospedali dove l'animale è tenuto in perfetto benessere e quindi controllo sanitario. Quella italiana è una frittata di quanti milioni di uova all'anno complessivamente? Parliamo di un 13 miliardi di uova, una grande frittatura. Quindi siamo miliardi. Miliardi, siamo. Parliamo di miliardi di uova, e soprattutto 40 milioni di capi. E finora concentrati in questa parte del nord Italia, ma stiamo interessando anche altre regioni. Altro aspetto importante è che questi allevamenti vanno a coinvolgere territori agricoli marginali dove ci sarebbe anche difficoltà di proporre alternative economiche e produttive agli abitanti, e quindi è anche un modo per fare sviluppo rurale nei nostri territori, perché ricordiamo che se nel territorio non c'è la presenza dell'uomo, quindi con opportunità anche economiche, il territorio va anche rischia degrado e quindi abbandono. A poche settimane dall'avvio della stagione irrigua si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica Burana, designato dalle elezioni consortili svolte nel dicembre scorso. Alla guida dell'ente è stato confermato per il quinquennio 2021-2025 Francesco Vincenzi, che ricopre anche la carica di presidente dell'ANBI, Associazione Nazionale dei Consorzi e Gestione Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Siamo usciti da una stagione connotata da emergenze idrauliche ingigantite dai cambiamenti climatici e programmare gli interventi sul territorio sono una priorità del Consorzio. Innanzitutto voglio ringraziare per la fiducia che mi è stata rinnovata oggi nell'onorare anche la presidenza del ruolo del Consorzio di Bonifica di Burano, un ruolo importante, un ruolo che negli anni ho frequentato e devo frequentare anche nei prossimi 5, con la consapevolezza di essere al servizio, di rimanere al servizio del territorio, delle imprese agricole e delle imprese economiche del nostro territorio. Le sfide sono sfide importanti che vogliamo frequentare come Consorzio di Bonifica. Ho dato alcune sfide, soprattutto 3-4 linee guida che ci tengo a rimarcare, perché credo che queste siano gli obiettivi che dobbiamo raggiungere fra 5 anni. Innanzitutto il primo è quello di creare quelle sinergie, quelle collaborazioni con gli enti del territorio, e mi riferisco ai comuni, alle province, alla regione con la quale c'è già un buonissimo rapporto, ma anche con gli enti competenti alla gestione delle acque, in particolare con AIPO, in particolare con il Servizio Idrico Tecnico di Bacino, con il quale vogliamo collaborare per ridurre quello che è il rischio idraulico della nostra provincia e in particolare del nostro territorio comprensorio del Consorzio di Bonifica di Burana. Aumentare quella che è la prevenzione rispetto al territorio montano, che come abbiamo imparato negli ultimi anni, se gestito bene, ha delle ripercussioni positive anche sul territorio di valle, e soprattutto accompagnare, come altra sfida importante, l'agricoltura in quella che è la sfida di sostenibilità della risorsa idrica e nell'accompagnare le nostre imprese in quella transizione ecologica che si troveranno ad affrontare, cercando di far ridurre al minimo l'impatto negativo di queste scelte, ma soprattutto di riuscire a garantire un reddito dignitoso per il lavoro che fanno. Presidente, cosa mette in campo in termini economici il Consorzio di Burana per far fronte a queste numerose opere che devono essere fatte nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Noi innanzitutto reinvestiamo con la manutenzione ordinaria, ma soprattutto con il nostro personale al servizio del territorio, tutti quelli che sono i contributi dei consorziati, oltre 16 milioni di euro che rimettiamo sul territorio, ma soprattutto riusciamo a catturare delle risorse importanti, e questa è un'altra sfida che lanciamo e che vogliamo vincere, che è quella di raccogliere fondi dal Recovery Plan. Noi con il Recovery Plan abbiamo una progettazione di oltre 200 milioni di euro che è proesecutiva, che rispetterebbe da un lato
rispettato le tempistiche dei fondi europei e dall'altro sarebbe in pieno con quelle che sono le direttive di spesa di quei fondi. E mi riferisco alla transizione ecologica da un lato e alla mitigazione del rischio idraulico dall'altro a causa dei cambiamenti climatici. Ecco, proprio per questo noi dobbiamo anche qui riuscire a essere non solo candidati, ma riuscire a catturare il maggior numero di risorse disponibili per riuscire a garantire quella sicurezza, ma soprattutto la vivibilità e quell'interesse per quanto riguarda i settori economici per venire a tornare a investire nel nostro territorio, un territorio che, se sicuro, riesce, grazie anche agli abitanti che vi sono, a dare una risposta positiva a tutti quei settori economici che, quando sono venuti qua, sono riusciti a esprimere il meglio di sé. Ecco, quindi un progetto ambizioso dal punto di vista, insomma, delle risorse che metti in campo. Quali potrebbero essere gli ostacoli? Mi riferisco in particolare a quello che può mettere a disposizione i fondi del Recovery Plan. Ecco, noi speriamo e auspichiamo che questo governo acceleri su quelle che sono le scelte programmatiche e le scelte di investimento. Crediamo che una particolare attenzione questo governo la debba mettere su quello che è il settore, appunto, quello che è la sfida dei cambiamenti climatici che tutto il mondo si trova ad affrontare. Se riusciamo ad affrontarlo, da un lato, con le risorse adeguate, ma soprattutto se come paese riusciamo a vincere la sfida delle tempistiche europee. Non dobbiamo più ragionare con le tempistiche del nostro paese, ma dobbiamo ragionare con le tempistiche europee. In quel modo le risorse saranno un'opportunità o non saranno un problema. Se le riusciremo a spendere, riusciremo a creare occupazione, riusciremo a creare sviluppo economico. Se non riusciremo a spendere, ipotecheremo le nuove generazioni a pagare i debiti delle nostre non scelte.